Ehi, hey, Pipsu, welcome back per un'altra settimana di Maso e Feketo 2. Sì, ho startato il video col microfono storto. Metti bene sto microfono, a posto. Bentornati, bentornati. Dunque, siamo sempre Nessun belli, messaggio per lei, belli comandante. pregni, grazie Kelly. Siamo sempre belli pregni di roba da fare su Mass Effect. E siamo ancora al 2, siamo ancora al 2. Stavo pensando l'altro giorno, dico, cavolo, quando finirò Mass Effect Dragon Age sembrerà di aver finito, non lo so, un matrimonio di 40 anni, qualcosa del genere. Sono quelle serie che veramente ti tolgono la vita. La settimana scorsa eravamo rimasti con questa parte qui da girare. I pianetelli random non me li so girati, ma lo faremo un po' insieme. Vediamo quello che troviamo. Solo se troviamo anomalie o cose, perché tanto i materiali, bene o male, li abbiamo rimediati tutti. Andiamo a rimediare Justicar, Miranda e a consegnare le informazioni di Liara. Ma prima diamo un'occhiata ai pianetelli in zona. Come al solito, ovviamente vi ringrazio per seguire il canale. Se non lo fate, vi invito a farlo perché più siamo e meglio è. E Tyle è un gigante gassoso idrogeno elio, ovviamente, come tutti i cazzo di giganti gassosi, con un complesso sistema di anelli molto instabile. Bla bla bla. Vediamo com'è. È mediocre. È uno schifo. È grosso, ma non è bello. È grosso, ma non è bello. Vediamo questo. Tra l'altro, io sto a posto a carburante, sì. Naxel invece è un gigante ghiacciato ammoniaca metano. Interessante. Alcune piccole compagnie energetiche rimaste escluse dal fiorente mercato del sistema FAI hanno cercato di sviluppare un'infrastruttura mineraria locale per rifornire Ilium di Elio 3. Il principale investitore è la corporazione umana Eldfell Ashland Energy. Gli sforzi di queste compagnie sono stati osteggiati più o meno legalmente dal cosiddetto cartello E3. Credo che questa sia un po' una piccola reference alle 3. La fiera dell'elettronica, credo, visto che si chiama cartello E3, qualcosa del genere, non so, bisognerebbe leggere qualcosa in più a livello di questo, può darsi, del sistema FAIA, che ha iniziato a vendere sotto costo e a far porre grandi ostacoli burocratici, come permessi negati, continue ispezioni, bla 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 bla. Vediamo com'è questo. Mediocre, fate cacare tutti quanti, siete mediocri. Siete mediocri. Allora, Barrigale, pur non essendo un classico pianeta serra come Venere, Barrigale è altrettanto inospitale. Oltre ad essere un pianeta più vicino alla stella Tasale, Tasail, Tasale, boh, il suo nucleo contiene molti elementi radioattivi e altri metalli pesanti. Il fattore che aumenta il calore complessivo è l'intensità del vulcanismo. La rigidità della crosta superficiale impedisce gli spostamenti tettonici. I conseguenti e periodici accumuli di pressione provocano l'eruzione di immensi supervulcani che scagliano materiale lavico e detriti in un raggio di migliaia di chilometri, ripavimentando interi continenti e aprendo crateri di centinaia di chilometri di diametro. L'ultimo evento di questo tipo risale a 8.812.000 anni fa, secondo l'analisi delle principali zone vulcaniche. Il prossimo dovrebbe verificarsi nei prossimi 10.000 anni. Tutto in ordine. Questo è ricco. Gli diamo un colpettino a questo qua. Colpettino veloce. Sonda espulsa. Colpettino veloce. Che poi l'unica cosa che ci manca in realtà adesso è l'elemento zero, perché col Procedo al resto lancio della siamo sonda. proprio stragolden, ci abbiamo più di 100k di qualsiasi cosa, ecco, platino Procedo al serve. lancio della sonda. Siamo stragolden. Allora, vediamo un pochino. Leva questo. Dai, vai, che Sonda la voglio levare lanciata. dalle palle sta faccenda. È diventato buono. È buono, è buono. Vai. Sonda espulsa. Sonda espulsa e arrive e derci. Andiamo a vedere quest'ultimo pianeta di questo sistema, che si chiama Ponolo, Ponolus, Ponolus. È un classico pianeta serra tipo venusiano, che può sembrare addirittura ospitale se confrontato con Beregale. Minchia. Pianeta vulcanico più interno, Ponolus, è quasi inerte, privo di vulcani attivi o placche tettoniche. Negli ultimi milioni di anni l'evento più drammatico è stato il crollo della piattaforma di ricerca aerostatica Alvis di proprietà delle Asari nel 2092, colpita accidentalmente da un meteorite. Gran parte dell'equipaggio riuscì a raggiungere le capsule di salvataggio, ma sei di queste andarono distrutte. I resti della piattaforma giacciono ancora nella distesa di Crucis all'emisfero meridionale. Comunque, tranquillo, fa 5,39, insomma, Procedo al lancio della sonda. Io non so adesso le spiagge come sono, dovremmo Sonda vedere su espulsa. booking.com, però secondo me un Airbnb qua ce lo rimedi tranquillamente e si sta da paura, ragazzi. 530 gradi. Procedo al lancio della sonda. Si sta da paura qua su. Vai, prendi questo Procedo al pure, lancio della ma sonda. appena diventa buono ci squagliamo.
Ullala, il platino è quello che ci serve, ragazzi. Grazie, Ponolous. Ponolous. Non so perché mi viene Ponolous. Buono, arrivederci, Ponolous. È stato bello depredarti. Adesso andiamo a prendere le sondine, che ne abbiamo usate un po'. E andiamo su Ilio. Dobbiamo finire le nostre faccende. Classico pianeta giardino, sviluppato come porco commerciale tra i sistemi Terminus e le Repubbliche Asari. Porto, ovviamente. Per favorire gli scambi, le severe leggi doganali del Consiglio, che poi l'abbiamo già letto perché siamo atterrati già l'altra volta. Quindi ritorniamo su Ilium e vediamo un po' che dobbiamo fare qua, che ci tocca fare 40 missioncine. E dobbiamo aiutare Miranda, quindi ce la portiamo. E dobbiamo reclutare... allora, aiutare Liara e reclutare una Sari anziana. Chi potrebbe venire per tale scopo? Proviamo a portarci Tain, che Tain è di casa. Andiamo con Tain, ma... Il Tain. Tre punti. Io andrei, rimarrei così. Assassino Drell, vai. Vai, vai. Che bomber lui, fighissimo. 15 salute, 50 danni arma, ottimo. E lancio, deformazione. Queste che cacca... Ah, deve essere... Ok. Sì, certo. Minchia. Lei c'ha 1000 punti, attenzione. E vai, va. Allora, Miranda, gli dobbiamo levare la Carnifex e darle la Phalanx. E lui pure mi sa che c'ha... lui è armato pesante, l'armato strano, c'ha il cecchino, giustamente perché è un assassino. Make sense, interessante. Gli diamo questo. E il Mitra, interessante, una coppiata simpatica, devo dire. Carina, vediamo Carina che comandante, vuole. Comandante, piacere di rivederla. Posso esserle utile? No, grazie. Anzi, arrivederci. Si goda la visita a Nosastra, comandante. Tra l'altro avevamo sbloccato un casco, se non mi ricordo male. Dovevamo vedere qualcosina di croccante. E poi qualcosa mi dice... Ah, parliamo con Miranda. Qualcosa mi dice che la settimana scorsa avevo detto di andare da qualche altra parte e poi sono tornato su Ilium di nuovo. Qualcosa del genere. Mi pare, eh? Miranda, ok, l'amico nostro sta qua. No, non capisce. Devo averlo perso. Scusa, sono al telefono. Allora che cacchio ti fai cliccare a fare? Asari, rompi palle. Dovresti fare come me. Ho trascorso qui gli ultimi 2 anni. Avevo uno scopo da raggiungere. Ora che l'ho fatto, provo una sensazione nuova. Tain, fighissimo comunque. Non ho mai guardato l'orizzonte. È spettacolare. Eh sì. Quello è vero. Allora, dovevamo... con Liara non mi pare... Proviamo a parlarci un attimo. Ah no, le avevamo portate. Le dovevamo portarle le informazioni a lei, o sbaglio? Sì. Shepard, è bello rivederti. Ciao, Liaretta. Dunque, cosa posso fare per te? Qui su Ilium c'è un Asari di... Però gliel'avevamo già chiesto di Samara. Sì. Al centro di trasporto. Grazie Ho per capito. L'aiuto. Se c'è altro che posso fare per te, avvisami subito. So che stai cercando l'ombra. Cerberus mi ha fornito dei dati per trovarlo. Ti interessa? Ma certo, non sapevo che... Vediamo cos'hai per me. Ecco le informazioncine. Sembrerebbe una trasmissione intercettata tra 2 agenti dell'ombra. Alcuni riferimenti a un luogo e... Parla di Feron. È ancora vivo. Pensavo fosse Tain. Chi è Feron? Racist, sono tutti uguali. Era un amico. Mi ha aiutato racist. A recuperare il tuo corpo. Però dall'ombra. Sono veramente tutti uguali, Drell, cavolo. Che cosa voleva l'ombra dal mio corpo? Stava per venderti ai collettori, ma Feron e io l'abbiamo fermato. Feron si è sacrificato per salvarmi. Dunque mi hai salvato tu? E come sono finito in mano a Cerberus? Beh, mi hanno fornito i dati per recuperarti. A dire il vero, sono stati loro ad assegnarmi Feron. Quando sono fuggita, ti ho consegnato a loro. Dicevano di poterti riportare in vita. Grazie per avermelo detto, assolutamente. È bello avere un quadro più chiaro della situazione.
Dunque, quale sarà la nostra prossima mossa? Perché mi hai salvato la vita? Io andava bene. Non lo so. Devo prepararmi, credo. Tornerò a casa. Se ti servono informazioni locali, usa pure il mio terminale. Stai bene? No. Ho trascorso 2 anni a progettare la vendetta. Ora avrò la possibilità di trasformarla in un salvataggio. Lascia che ti aiuti. Potrei raggiungerti nel tuo appartamento. Ma... D'accordo. Con un po' di fortuna avrò già elaborato un piano. Shepard. Tra l'altro dobbiamo organizzarci col romance, ragazzi, Attualmente su Ilium per motivi sconosciuti, legati probabilmente al suo ruolo di Justicar, ligia alle regole, Samara ha comunicato il proprio arrivo all'ufficiale della custodia Dara presso il centro di trasporto. Possibili sviluppi, Dara potrebbe avere ulteriori informazioni sull'attuale ubicazione. Ma ci avevamo già parlato con Dara, o sbaglio? Ehi, tutto bene? Sembri agitata. Il prurito neuro... Ma cos'è sta cosa? Eterna Gel. Cos'è? È tipo l'Astro Glide. Ascolta, so che cosa c'è? Sto facendo una chiamata importante. Ho ascoltato la tua conversazione. Sono questi i dati che cerchi. L'archivio generazionale dei Kirosa. L'hai trovato? Grazie. Grazie, mica come sorridono brutto, non sorridere mai più, sì. Quei dati sono fondamentali. Temevo sarebbero rimasti per sempre nel palazzo di Nassana. Perché questi dati sono così importanti? Contengono la storia genetica dell'intera famiglia Kirosa. Servono per i negoziati di riproduzione di alto livello. Per voi umani sarebbero una sorta di pedigree. Senza di essi il nostro potere contrattuale si sarebbe molto indebolito. La perdita di questi dati avrebbe danneggiato la mia famiglia per generazioni, o forse addirittura distrutta. Madonna, va bene. Ecco i tuoi dati. Spero aiutino la tua famiglia. Esci i sordi. Non sai quanto, umano. Non so chi sei, né come hai fatto a ottenerli, ma ti ringrazio. Abbiamo ucciso tutti, semplicemente, dentro la torre. Ti auguro ogni bene. Hai salvato la mia famiglia. Inshallah, Salarian. Inshallah. Abbiamo fatto il 18. E wow, ci abbiamo 5 punti. Io prendo le super munizioni criogene. Beh, e adesso lo attiviamo per tutti. Per tutto il party. Ma easy, ma peasy proprio. E loro, vabbè, non c'hanno punti perché sono scarsi come la merda. Vabbè. Allora, qui alla cosa del transportation dobbiamo andare, giusto? Sì. Possiamo anche andare di... Aspetta un po', qua che cos'è? C'eravamo venuti qua dentro o no? Mica mi ricordo io. Aspetta. Mi sa di no, non c'eravamo venuti. Era Tana quella che ne sapeva qualcosa. Scusa, sai dove posso trovare Serena? Non è più qui. Oh, sei quello che stava aiutando. Ah, fatto è andata pezzi. A lavorare altrove, ma non mi ha detto dove. Ha lasciato una cosa per te. Sembra un messaggio. Grazie. Lo ascolterò dopo. Ah, come vuoi. Ciao. Tipo Shepard, mi suona le calgagna. Ehi, Shepard. Stavo per iniziare la mia nuova vita quando ho sentito le ultime novità. Quella stronza è morta. Ciò significa che il tuo amico è vivo e che ha fatto il suo dovere. Digli che se lo incontro gli offrirò da bere. Buona fortuna. Shalla. Il Tain. No, c'aveva un altro nome la tipa che dovevo beccare. Però la cosa dei trasporti è questa. Non era Tana. Tana. Padre di Milano sta cercando di rintracciare. Qua dobbiamo andare a beccare la sorella. La Tana dell'ombra. E dobbiamo andare a casa di Liara. E poi la Justicar. L'ultima volta è stata avvistata su Ilium fuori dal normale spazio Asari. Vabbè, andiamo avanti qua in zona. Vediamo un po' che troviamo. Tanto ci abbiamo 3 missioni da fare qui, ragazzi. Ci abbiamo i fantagiri da fare. Fidati, l'importazione di merci dai sistemi Terminus fa bene agli affari. Non lo so, alcune cose sembrano pericolose. Un negozio? No, ancora niente. Lei continua a dire che le...
Chi è questa qua? Perché posso avvicinarmi Shepard. Random? Non... Shiala? Non credo che ti ricordi di me. Sono Shiala. Ci siamo conosciuti su Feros durante l'attacco dei Geth. No, Saren non mi aveva fatta diventare una schiava del Thorian. Ma poi tu l'hai distrutto e mi hai salvata. Ho promesso di aiutare la ricostruzione di Zeus Hope. Sono qui su Zeus Hope, me lo ricordo. Ah, ok, quindi lei era una di quelle che stava su Zeus Hope? O no? Come va Zeus Hope? Era quel posto dove la gente era impazzita, che era stata controllata da Saren, no? Addirittura alcuni materiali utili dalla nave Geth che avevi distrutto. I ricercatori della Exogeni erano sono stati i ricercatori della Exogeni, generale, ecco, esatto. Insieme a ciò che restava del Thorian. Era il Thorian che li aveva fatti impazzire, giusto? Posso fare qualcosa per aiutarti? Arriviamo a 4 missioni in zona. Lo apprezzerei molto. Le mie capacità diplomatiche hanno raggiunto il limite e preferirei non combinare disastri. Mm-hmm. Alcuni coloni hanno avuto problemi di salute dovuti al controllo del Thorian. Vabbè, ovvio. Abbiamo ingaggiato un gruppo di studio coloniale per fare degli esami clinici. Purtroppo il contratto medico sembra permettere all'azienda di usare procedure invasive senza il nostro consenso. Ecco perché sono qui. Tipo sonde anali di 18 metri. Ma ve lo ricordate il Thorian, la storia del Thorian? Adesso che lei me lo dice me lo sto ricordando, no? Nell'uno che eravamo andati in quel... appunto a Zeus Hope c'era quell'accampamento dove c'erano una decina di persone che poi si erano rivoltate verso di noi, contro di noi, perché erano controllati da questo Thorian che si trovava sotto al... che era credo un metallo, un minerale, non saprei che diavolo è, però era appena sotto il loro accampamento. Parlerò con quel gruppo ci di studio. Penso io. Grazie Shepard, la rappresentante della Baria Frontiers è al corrente del problema. Sta là dietro, tipo. Questa sarà una di quelle missioni proprio facili. Eccola, Dara, è lei. Posso aiutarti in qualche modo? Beh, sto cercando una guerriera Asari di nome Samara. Oh no, cosa ha fatto? Ha ucciso qualcuno? Calmati, voglio solo parlare con lei. È un bel sollievo. Samara è la prima Justicar ad arrivare qui a Nos Astra. È partita per lo spazioporto commerciale qualche ora fa. Se vuoi raggiungerla, sali su quel piedistallo laggiù per chiamare un mezzo di trasporto. Yeah. Sii cortese quando la incontri. Le Justicar incarnano le nostre leggi più elevate e solitamente restano nello spazio Asari. Non è abituata a trattare con gli alieni. Sto cercando Samara. Ti ho detto che puoi prendere un veicolo da quel piedistallo sulla terrazza laggiù. Arrivederci. Grazie per l'aiuto. Ci pensiamo dopo, che devo fare un paio di cose qua. Io la conosci in un taxi e andiamo da Samara e parliamo con Erinia. Ho visto con chi parlavi, umano. Sei qui per lamentarti del contratto medico che hanno firmato quei coloni di Feros. Che voce fastidiosa che c'hai. Ti consiglio di andartene. La tua vita è già abbastanza breve. Non sprecarla dandomi fastidio. Perché tutta questa collera, amica mia? Perché detesti gli umani? Non solo gli umani, tutti gli alieni. I Salarian e i Turian non sono certo migliori. Perché non te ne vai nello spazio, Asari, caga bosso, maledetta, no? Sarebbe un posto migliore se dal brodo primordiale fossero uscite solo le Asari. Pensavo che le Asari preferissero accoppiarsi con altre specie per garantire la diversità genetica. Un'ingenuità perpetuata dallo stesso spirito autodenigratorio che ha coniato l'odioso termine puro sangue. Non ci serve il vostro DNA alieno per diversificare il materiale genetico. Basta qualche radiazione. Non garantite diversità, nuova conoscenza o progresso. Non fate altro che seminare caos e morte insensata. Quale problema c'ha? Di che stai parlando esattamente? Ecco. La madre delle mie figlie venne uccisa sul mondo natale dei Quarian durante la prima insurrezione dei Geth. Ecco qual è il problema. E prova rancore da 250 anni questa. Le mie figlie sono morte sulla cittadella durante l'attacco dei Geth. Una lavorava all'ambasciata, l'altra era al servizio della consorte. Voglio essere molto chiara con te, umano. Gli alieni non saranno mai miei alleati. La loro unica utilità è fornirmi dati medici. La tua partner viveva con i Quarian. Le tue figlie lavoravano ogni giorno con gli alieni, all'ambasciata e dalla consorte. E guarda che fine hanno fatto! Hai sofferto molto, lo so. Ma questi coloni è l'ora dei piagne. Tranquilli.
Anche loro hanno sofferto. Le loro famiglie sono state massacrate dai Geth e dal Taurian. Non infierire su di loro. Accusato, Erinia. Mo se buttate sotto. Faccio uno sconto pure al negozio, va. Io manderò un contratto rivisto. Niente più esami. Che è successo alla sua voce? Nella galassia. What? C'è già abbastanza dolore. Non voglio crearmi. Perché ha cambiato voce? What the Frux? Ha cambiato voce completamente. Mappa del nesso di Adeb, eh? Mappa di Pilo, di Pitos qua. Mappa di Ploplos. Mappa di Sherikes. E acquista tutto. Niente, c'è più niente. Abbiamo preso tutte mappe di posti nuovi. Figata. Allora, prima di prendere El Tazzi. Le mappe galattiche. Sì, ma ho dovuto trattare con Erinia. Ho bisogno di una doccia. Sudato trattando. Allora, prima di prendere El Tazzi, che state qua. Il Tazzi. Andiamo un attimo a vedere qua che c'è sta. Un mercante da salve. Il negozio è laggiù. E non fare scherzi. È sotto stretta sorveglianza. Trama cutanea. Danni mitra. Protezione dai danni. Di squadra 30% corazza, scudi, barriere. Acquista. Scusa. Danni fucile d'assalto. Aumenta i danni dei poteri del 5%. Ma che cazzo? Ma questo è un pezzo d'armatura, tipo, non capisco. Beh, danni fucile d'assalto ovviamente si prendono, nel resto lo dovremo prendere poi. E il Tazzi. Ah, vedi. L'incrociatore lo prendiamo. Anche questo, l'incrociatore Kodiak, fighissimo. Poi dobbiamo andare sulla nave a vedere anche il pescetto. Dobbiamo andare in cima al ponte, quello nostro, per vedere un pochino i pescetti e le cose che abbiamo rimediato. Asari. Cosa vuoi? Scusa. Quei dannati poemi da Krogan. Ah, perché quel Krogan si sta provando con lei, bellissimo. A dopo. Ciao. Cerca di ignorare la non poesia del mio non fidanzato. Posso aiutarti? Perché avete rotto? Lui fa troppo sul serio, soprattutto quando parla di figli. Mi è piaciuto uscire con Char, ma ci stavamo legando troppo. I Krogan vivono a lungo. Non è come uscire con gli umani. Con loro basta sopportare pochi decenni e poi muoiono. Oh, grazie. Senza offesa, ho iniziato a chiedermi se gli piacessi veramente o se volesse solo dei figli. Sai, non può averli in altri modi, per via della genofagia. Devi prendere una decisione. Devi parlare con il tuo fidanzato. Continuerà a straziarti con le sue poesie finché non lo farai. Lo so, ma non è facile. Lui mi piace molto. Anzi, lo amo. Però non so se sia fatto per i rapporti duraturi. Sbarazzati di lui. Senti, lui è un Krogan. Parlare di figli con loro è sempre problematico. Lo so. I Krogan non vogliono mai. Roviniamogli la storia. Diventano isterici. Se decidi di stare con lui, passerai il resto della tua vita a chiederti se volesse te o i figli. Bam. Sì, hai ragione. Forse avevo bisogno di sentirmelo dire da qualcuno. Andrò a parlare con lui. Grazie per l'aiuto. Mosè l'è pure in segnato sul factotum. Uno sconto al terminale. Grazie, io però ormai avevo già comprato tutto, fanculo. Vabbè. Dobbiamo andare al Tazzi. Abbiamo finito qui. Abbiamo distrutto la. Lei adora il giardino. Potremmo abbiamo distrutto la storia della Sari. Dopo bisogna andare a vedere i modellini, eh. Allora, sentiamo. Questa. Tax non si accorgerà di qualche pezzo mancante. No, che fa ruba questa? È una scena del crimine. È tutto sigillato. Eclipse, Justicar, non saprei dirti. Nessuno vedrà mai la merce extra. Che e fa sta paracula? Diventeremo entrambe ricche. Sono occupata. Lo vedo che sei occupata, ma occupata a parlare di ricchezza. Pure noi vogliamo parlare di ricchezza qua. Ma dove, come cazzo si prendono i taxi, ragazzi? Questi sono palesemente dei taxi, ma non posso cliccarci. Me lo parò, è il taxi. Vediamo. Ah, eccolo qua. Comandi, taxi. Vediamo un po' la vista qua giù. È bella. A volte vorrei. Hot. A volte vorrei, magari poi lo trovo, lo faccio, provare col no clip ad andare in fondo a vedere, ma tanto mi sa che qua dove c'è la testolina finiscono gli edifici in 3D e inizia tipo lo sfondo
lo sfondo piatto 2D. Però vorrei, sarei curioso di darci un'occhiata, di mettere il noclip e andare fuori e vedere come sono fatti i livelli, come sono fatte le cose. C'è sempre qualcosa. Prima andiamo da Liara. Sempre curioso, no? Dare un'occhiata ai giochi, come sono strutturati nella parte esterna, nella parte che il player non dovrebbe vedere, no? Che noi giustamente siamo abituati a vedere solamente la parte principale. Allora, Miranda ce la portiamo. C'ha sto vestito qua, però è troppo vestita così. Miranda Tain, dai. Abbiamo detto Miranda Tain. Miranda Tain, sia, esci. Sigilla quei campioni delle tracce e portali in laboratorio. Sono stati sparati diversi colpi. Sì, i tecnici stanno esaminando la scena. Cos'è successo a casa sua? Abbiamo qui una linea aperta. Passo a un ripetitore in codice. Che succede? Quest'area è interdetta. Per favore, stia indietro, signore. Interdetta? E perché? Qualcuno ha cercato di uccidere la sua amica, comandante Shepard. Tela Vasir me la ricordo. Grazie, agente. Voi altri potete andare. Non può farlo. L'ho già fatto. Tela Vasir, tattiche speciali e ricognizione. Uno spettro. Pratica una bomba. Ho saputo che il suo grado è stato reintegrato. Bene. È uno dei nostri agenti più famosi. Potrei quasi chiederle di autografarmi la corazza. Dunque, immagino che avesse un appuntamento con la sua amica, comandante. Liara stava seguendo una pista in cerca dell'ombra. L'ombra? Un nemico pericoloso. Che elementi abbiamo finora? Circa 25 minuti fa qualcuno ha sparato a Zoni. Noterai fuori di proiettile. Lei è rimasta qui quasi 4 minuti prima di lasciare l'edificio. Qualunque cosa stesse facendo era importante. Quindi avrà preso delle informazioni. Se Liara non è qui, dov'è andata? Se lo sapessi, non starei setacciando le sue cose. Non c'è sangue, niente corpi. Sembra che Zoni sia sfuggita. Il cecchino non aveva previsto la sua barriera cinetica. Ragazza furba. Paranoica, ma furba. Beh, da informatrice vorrei ben vedere. Indagine della polizia. La polizia ha trovato qualcosa al suo arrivo? Solo il disordine. Beh, dovrei premiarli per aver trovato i fuori di proiettile. Beh, minchia, cavolo, ma saranno mica così spastici. Cos'ha trovato sul terminale di Liara? Non molto. Ha cancellato il disco prima di andarsene. Liara sapeva che stavo arrivando. Deve aver fatto un backup di ciò che aveva scoperto. Ha senso. Tuttavia non l'ho ancora trovato. Lei conosce Zoni meglio di me. Dove potrebbe aver nascosto i suoi backup? Che mi lasci dare un'occhiata in giro. Ci penserò io a premere spazio e a trovarli come un vero detective. Il fucile utilizzato per fare ciò non era un'arma standard. Cavolo. La barriera cinetica ha deviato i colpi, ma sono riusciti comunque. Questi vetri immagino che siano super tosti, tipo. È un pezzo della mia vecchia corazza. Wow. Sembra che davvero neanche lei andasse molto a genio a qualcuno. Pensa te, c'aveva un questa non me la ricordavo onestamente dall'ultima volta che ho giocato il 2. Cioè lei addirittura, al di là del romance che non siamo riusciti a fare nell'1 perché non abbiamo parlato abbastanza con i vari personaggi, quindi non abbiamo fatto nessun romance, ma in generale proprio il quanto Liara stimasse Shepard, abbastanza da avere un pezzo della tuta N7 di Shepard sul nel suo appartamento. Un dottorato presso l'università di Serrist su Tessia. Sembra che stia sfruttando bene la sua educazione. Liara Zoni, vorrei leggere il resto. Posso tirare fuori l'arma per leggerlo? Cavolo, no, peccato. Avrei voluto tirare fuori il cecchino per darci un'occhiata. Questo che diavolo è? Un broccione. Qua qualche calicetto di vino se le fa. Mazza è cucina, regà, io mo ne PD, però insomma, voglio dire, io non so se voi siete così fortunati di avere una cucina così grossa, però Gesù Cristo, il futuro ci arride se nel 2100 e fischi avremo delle cucine così grosse. Cazzo, qua ci puoi fare 14 piatti contemporaneamente, guarda quanto spazio, ci puoi mettere 22 taglieri in tutta la cucina. E poi il tavolo è una merda di tavolo da un centimetro, vabbè. Aspetta, c'è il dipinto. Quello non è il pianeta natale delle Azari.
Non so che pianeta sia. È Ilos. È Ilos. Bella casa comunque. Piccolina, però ben fatta. Io, tra l'altro, una cosa curiosa. Che si vede il tocco di BioWare e di anche altre case ci hanno avuto degli ottimi designer per gli interni, perché spesso e volentieri, se ci fate caso, no, in tanti RPG intanto i giochi in generale, entri nelle case, non hanno senso. Cioè entri, c'è la roba messa strana, cose che dici ma come cazzo è organizzata. Invece questo è un loft che ha molto senso come fatto, molto senso. Me lo prenderei domani se ci fosse un loft fatto così. Bellissimo, super figo. C'ha addirittura la foto della Normandy, ragazzi, che nostalgicona. L'immagine è cambiata quando l'ha toccata. Deve essere regolata dal suo ID. Cosa mostra ora? È uno scavo archeologico Protean. Liara ha lasciato un messaggio. Sarà lì. Ci sono diversi oggetti di aspetto Protean nell'appartamento. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Allora, qui ci abbiamo sta reliquia. Che è un sasso puzzotto. Sasso puzzolone. L'unica cosa che non mi fa impazzire... Questo non è male, questo giardino fatto così. Non so come diavolo si possa starci dietro. Però questo acquarione così dietro la testa, non lo so, non lo so. Poi illuminato, rompi i coglioni. Quando dormi è bello stare al buio. Vediamo quest'altra. Di certo le piacevano le cose brutte. Vabbè. E lei? Aha. Cioè un mouse Zio, schiacciato. Ho trovato qualcosa. Un disco di backup. Proviamolo sul suo terminale. E a voi? Sembra che abbia registrato una chiamata. Cosa hai scoperto per me, Sekat? È stata dura, ma ha ingaggiato il migliore. Posso restringere il campo a un ammasso. Forse perfino a un sistema. Quanto dovrebbe richiedere? Non dovrei metterci molto. Vieni nel mio ufficio. Baria Frontiers, nel centro commerciale Dragon. Tuttavia devo proprio dirtelo, Zoni. Mi stai rendendo nervoso. In che tipo di guai potrei cacciarmi per questo? Rilassati, Sekat. Ci vediamo tra qualche ora. Deve essere importante. Gli agenti dell'ombra hanno già cercato di ucciderla una volta. So dove si trova il centro commerciale Dragon. La mia auto è lì fuori. Let's go, facci vedere st'auto, va.